Partirà da qui il Mondiale di Mendrisio 2009, un mondiale che si preannuncia fra i più difficili e selettivi del dopoguerra, dopo quello di Sallanches e di Duitama. Quindi andiamo alla scoperta di questo circuito di 13 km e 8. Dove mi devi portare? Dopo solo 2 chilometri dal passaggio sulla linea del traguardo, ecco la prima salita. Questo è il tratto più duro, è un'impennata di 500 metri al 12%, quindi subito rapportini piccoli. Siamo su un tratto di strada che introduce la salita verso il Monte Generoso. I corridori però ne affronteranno solo 1,2 km. Questa è la prima delle due salite del circuito. Solo 1200 metri di salita, ma giro dopo giro saranno come una rasoiata nelle gambe dei corridori. Qui non si potrà perdere nemmeno un metro, perché poi ci saranno 500 metri di falsopiano e una discesa tortuosa, quindi sarà difficilissimo rientrare. Sei sempre così, il centro del mondo, il viaggio potente nel cuore del tempo. Una discesa molto tecnica, sono quasi 4 km dalla salita dell'Acqua Fresca alla Torrazza di Novazzano, però il gruppo si allungherà moltissimo e si spezzerà anche giro dopo giro. Quindi anche i favoriti devono sempre rimanere nelle prime posizioni e non si potranno nascondere, come è spesso successo negli ultimi mondiali. Fammi vedere che cosa vuol dire viaggiare col cuore. Sei sempre così, centro del mondo. Non c'è respiro e c'è poca possibilità di recupero, perché la discesa che unisce le due salite termina a meno di 4 km dal traguardo e poi subito la Torrazza di Novazzano. Qui siamo sul tratto più duro e la salita che fu teatro dell'epico duello tra Merckx e Gimondi nel 71. Ma questa volta la salita è molto più vicina al traguardo. La salita di Novazzano sviluppa 1700 metri, ma soprattutto culmina a meno di 2,5 km dall'arrivo, quindi sarà un trampolino di lancio verso il traguardo. Allora, avete visto, due salite impegnative ad ogni giro, ma soprattutto solo 4 km tra una salita e l'altra. Ecco perché il Mondiale di Mendrisio non solo sarà molto duro, ma soprattutto sarà un mondiale diverso da tutti gli altri. Rieccoci di nuovo in sella, questa volta per scoprire il punto chiave delle prove a cronometro che si svolgeranno su un circuito di 16 km da percorrere 3 volte per i professionisti, quindi per un totale di quasi 50 km. Questo è lo strappo della Rossa di Rancate, l'unica salita inserita nel tracciato della cronometro. È un cambio di ritmo piuttosto brutale, però è uno strappo che non supera i 700 metri, però il punto più ripido supera il 10%, quindi bisognerà usare i rapporti giusti, soprattutto perché lo strappo è seguito da un falso piano che taglia le gambe.
Le gare in linea di Mendrisio 2009, con le due salite concentrate in pochi chilometri, ci offriranno dei mondiali speciali, unici, in ogni caso diversi rispetto a quelli vissuti in questi ultimi anni. Le prove a cronometro invece saranno prove classiche, adatte agli specialisti puri del tic-tac, con un percorso disegnato su due strade parallele, prevalentemente pianeggianti e con poche curve che costringono a frenare. Quindi anche in questo caso emergeranno i veri favoriti.